Padiglione 14, Fede, Profumo d'Oriente. Qui sono solo loro protagonisti. E allora, camminando, ti può capitare di vedere una Diavel, questo faro, non te la ricorda? Ah, sì, sì, un Electra Glide. Un Electra, o magari una Sposter col manubrio alto. Allora, il concetto è che loro sono sempre stati bravi a ispirarsi e a copiare, diciamolo. Sì. Noi gli abbiamo dato le possibilità, perché siamo andati noi là a far capire come si faceva. Lì ci sono le condizioni per farlo molto vantaggiose, è inutile competere con loro, e allora eccoci qua. E si può incontrare di tutto qui, Fede, vero? Il futuro, se vogliamo, un po' di presente, qualche rimando al passato, non manca nulla. E poi ci sono tutti questi componentisti, che è molto interessante, perché un imprenditore magari un po' illuminato fa il suo giro e può costruirsi una moto liberamente ispirata. Noi vediamo tanti scooter di tutte le taglie, di tutte le stazze. Guarda cosa ti rimanda. Questi sono elettrici. C'è tanto elettrico. Il futuro orientale, che poi è il futuro anche nostro, globalizzato, parla la lingua dell'elettrico. Allora, il concetto è che nell'entry level, nel medio di gamma, sì, loro hanno conquistato. Sì. Ed è impossibile anche dai marchi giapponesi competere con loro. Assolutamente. Tant'è che vari marchi, per esempio europei, puntano al premium. Si differenziano andando verso l'alto, verso un prodotto di livello dove lì è ancora sicuro il posizionamento e per loro, gli orientali, è difficile arrivare. Anche ma questo allontana il marchio, il brand, dalla persona comune, cioè la moto diventa meno democratica forse, o no? Assolutamente sì, però io ho visto anche dalle case giapponesi, europee, una quasi fare la lotta a loro con dei prodotti che, se vogliamo, sono proprio concorrenti di quelli che stiamo vedendo qua. Sono pochi, io vedo solo Honda che cerca di fare prodotti intelligenti a prezzo, ha diversificato poco la gamma, nel senso che è una grande famiglia, le vedi sembrano una uguale all'altra, l'identità della famiglia, no? CBR declinata in tanti modi, prodotti comunque a prezzo accessibile, con della tecnologia, è Honda. Anche Kawasaki, ti correggo, sì, perché ha presentato le 2500 che comunque strizzano l'occhio a questo mercato qua. Quindi noi stiamo provando, noi occidentali, noi mercati maturi, stiamo provando a entrare in un mercato che, per la verità, ci vediamo che è già bello maturo. Però qualche chicchettina, guardate, stretto e stretto, e guardate queste frecce, oltre al LED luminoso che cambia. Sai, qua c'è un po' di ispirazione alla Lambretta tipo A e tipo B. Te le ricordi? Avevano le ruote da 10, la tipo A 1948, i cavi nascosti. Anche lui 50, mutuato oggi, con del design. Ecco qui dove magari possono sbizzarrirsi e fare delle cose. Allora, nella mobilità urbana loro ci sono. Ci sono, l'elettrico è loro, e quindi qua si possono spaccare. E poi ci sono tante cose, di là, per esempio, abbiamo visto quella gialla. Andiamo a vederla. Non è un po' una TRK? Andiamo a vederla, Roby, sono curioso. Poi nomi che non hai mai sentito prima, nomi che però hanno degli stand di superficie importante, investono anche loro in quello che serve per attirare l'attenzione, e comunque non è un po' TRK, non è un adventure media, cosa che a noi piace tanto? Eh sì. Eh? Abbiamo Ciclone? Abbiamo un cosa mercato dici? Che si affolla. Andiamo che c'è proposte. Altro ancora. Poi di tutto e di più. Andiamo adesso nel 18. Nel 18 stiamo entrando, qua c'è ancora contaminazione orientale. Ma non sono solo loro, ci avviciniamo a quel gusto, anzi a quella produzione, a quella manifattura giapponese barra europea. Ma la contaminazione orientale qua è ancora molto molto forte. L'elettrico dà la possibilità di sbizzarrirsi in quanto a volumi, proporzioni. Non ti ricorda un po' gli spillo, i ciclomotori? Sì. Cilindrate piccole col serbatoio molto allungato, affusolato. Questo ovviamente è elettrico. E col pedale. A pedale. Col pedale. Il motore nel mozzo. E la cesta in mezzo per riporre gli oggetti. La Gen Z, la generazione dei giovani, si avvicinerà alla moto, non come abbiamo fatto noi con quel profumo di miscela. Sono frasi trite e ritrite.
però dobbiamo imparare che c'è un altro mondo, che c'è un'altra mobilità. Allora, un po' cab di Honda, no? Un po' DAX. DAX, qualche cosa di Yamaha, quello piccolo. Ragazzi, qua c'è di tutto e di più. Quello questo che stupisce potrebbe essere un mezzo militare per portare qualche cosa di lungo e affilato? No, cos'è? Solo. Solo. Ragazzi, l'elettrico cosa consente di veramente... Guarda quella cosa là, verde, che cos'è? Pazzesco. Andiamo a vedere un'altra interpretazione elettrica. The Electric Superbike. Electric Superbike. Superbike... Che non è la Superbike che abbiamo in mente noi con i semi manubri, le carene, no. Ma è una super nuda, dove le forme sono enfatizzate da queste sfaccettature. Guarda la ruota posteriore, cava con verosimilmente proprio la trasmissione all'interno della ruota. Ha un effetto molto molto particolare, poi unito a questo forcellone che chiaramente dovrà in qualche modo trasmettere il moto. Beh, Roberto, allora, ci sono davvero tanti tanti spunti. Qualche anno fa, se avessi dovuto immaginare la moto del futuro, avrei pensato e disegnato una cosa così. Mai avrei immaginato di vederla realmente. E invece, e soprattutto dove la vediamo? EICMA 2023. Padiglione 14 e 18, quei padiglioni con profumo. Fede, questo murales, cos'è? Aiutami. Questo murales, allora, è una moto elettrica, direi. Sì. È una narrativa, insomma, già di qualche anno fa, secondo me, perché l'impennata... No, non è un'impennata, no, però no, insomma... È un panning laterale. Un panning laterale, un po' di traverso, però poi non c'è un riscontro. Aspetta, sono stiamo un po' spaesato, Fede. Sono spaesato. Non riconosco più i marchi, i nomi, non riesco a collegare. È un cortocircuito di forme, di volumi, di tipologie. Sì. Vedi qualche del termico, concetti già solidi, sì, che avevano radici fondate, e invece l'elettrico ti sbaglia. L'elettrico sorprende, l'elettrico ti dà un sacco di libertà, perché poi il motore elettrico è piccolo, tutto sta nel trovare spazio per la batteria. Ma puoi metterla... Ha concesso ai designer di reinterpretare i volumi. Questo è il grande vantaggio dell'elettrico. E la cosa bella, adesso creo un altro piccolo cortocircuito, ha creato più possibilità in questo mondo, cioè si vedono più elementi, moto, motorini, scooter di rottura, piuttosto che nel mondo auto, dove l'elettrico è più presente. Invece lì si sta più aderenti alla tradizione. Qua, facendo un viaggio in questi due padiglioni, abbiamo visto quello che può essere il futuro della mobilità, ed è un futuro che non sappiamo inquadrare in forma definitiva. Un salto quantico, però non spaesiamoci troppo. Torniamo alla nostra realtà, fatta di pistoni, di orpelli, di valigie, di cose da sistemare sulla moto. Questo è un benchmark di questa tipologia. Questo è il concetto dell'adventuring, l'avventura vera su due ruote. Non è ancora arrivata qua del tutto. Almeno al padiglione 14, al 18, già qualcosa di più. Chi vivrà, vedrà. A presto.